Allora raga, qua è Nex, bentornati sul canale, siamo qui con un nuovo video di Clash Royale, signori, e finalmente siamo tornati con un nuovo video scalata. La cosa divertente sarà che non gioco una ladder da fine stagione scorsa, quindi è veramente tanto tempo e potrei fare delle castronate. Solamente per questo vi chiedo un bel mi piace di supporto per evitare giocate pepega e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, iscrizione, campanellina per essere aggiornati dei prossimi video. Il mio deck sarà sempre, e comunque questo, ormai lo conoscete, e anche perché ho solamente queste carte maxate, so di avere 700 quasi 1000 monete, però li spenderemo. Andiamo ragazzi, allora vi ricordo sempre che l'ultimo game l'ho fatto scorsa season, potrei fare veramente delle porcherie. Siamo diversamente contro Soeila. È tipo Leslie Chow dei giocatori di Clash Royale. C'era Leslie Chow, questo invece è Eila. Quella era Chow, questo è Eila. Probabile, non lo so, la butto lì. Comunque, se Patatone distrae, io raga parto di Carogna e volendo. Perfetto, raga, GG. GGVP. Adesso non so come si possa difendere, comunque avrà sicuramente un deck peccone. Già fuorilegge e Zizu presuppongono che mi arrivi un gran travone veramente impazzibile nel... Non so cosa sto dicendo, ragazzi, mi mangio le parole, dico delle cose che non sono manco italiane, però l'importante è difenderci. Se ci difendiamo va tutto quanto per il meglio. Il patatone, inutile dire, ragazzi, che come la cintura di casità per una suora, non si passa. Fa fuori sto robello e io volendo volando mando un bel carognozzo giù col suino e avanti coi... prosciutti? Non so perché abbia dato da mangiare la polenta alla sua principessa, ma... Cocco, si fa così. Più centrale, altrimenti lei non mangia. Magari mangiassi un po' di più e facessi funzionare il cervello, probabilmente avrei preso anche la fuorilegge e mi sarei risparmiato sta robina. Però volendo non dovrebbe manco ittare, godo. Ok, ragazzi, incontro e là che lo vedo un pochino, o che pippa la coca, o che sinceramente non lo so. Io sinceramente non è che mi vado a dire di sperare cose del genere, anzi, volendo volando a me fa pure comodo. Però, ok, questo deve ancora spogliare il pecca, o mi sembra, ragazzi. Questo non è ancora buttato sul peccone. Cocco bello. Lo sbattiamo, eccolo lì. Lo sapevo, ragazzi, lo sapevo. Cioè, cosa fai? Tieni un pecca fino alla fine, ragazzi. Cioè, se questo perde senza usare il pecca, sono messo, madonna. Cosa? Fratello, lasci stare il ragazzo di zampa. Fratello, fratello, fai fuori con te. Ah, vaffanculo, devo prendere. Buttare patata. Avrei potuto usare il tronco, signori. Avrei potuto usare il tronco, ma sinceramente non so quanto. Non capisco mai la vita del pecca quando arriva vicino alla torre. Cioè, non capisco mai se ci arrivi o no, e quindi mi impanico. Questo mi farà pagare che appunto ho sprecato il patata. Però volendo volando, se la carogna mi va a distrarre sto robello, io volendo prendo la hit, magari a sti cazzi a torre ci vado. What's up, my nigga? Però così mi ingolosisci, coccone bello. Così. Che brutta fireball, come... Ok, ve l'ho detto, raga, ve l'ho detto, non gioco da un po', ve l'ho detto, non gioco da un po'. Ve l'ho detto, faccio ancora delle porcherie, devo un po' riprendere il giro. Madonna mia, che male che mi fa adesso, patatone! Cioè, raga, vi giuro che se le suore cominciassero a utilizzare il patata come cintura di castità, sarebbero molto più caste. Che due coglionazzi che fa starcere. Dio buono, ragazzi, come martellarsi le palle con quello di Thor. Fratello, mando carrogna, così tu spreco un po' di truppe di là e intanto io posso difendere di qua. Fratello de bello. Che castra palle con roba lì. Fratello, buono però, Facciamo i bravi, facciamo i bravini, perché qua la vedo un pochino grigia e me la prende... No, questa non me la... C'è la torre, no. Però volendo volando si riesca a difendermi in secondino. Però volendo volando sbattiamo giù un po' di cose a casa. Tanto ormai abbiamo vinta. Cioè, vabbè, il finale, raga, che se frega. Mancavano 5 secondi, ho fatto un po' di tappo. Però diversamente c'ho un po' di ruggine, raga. C'ho veramente... Cioè, avete presente le altalene al parco che c'hanno tutta la ruggine? Ecco, sono uguali, sono proprio da scrostare. Raga, voto personale direi un 5. Cioè, ho giocato veramente, raga, un po' da struzzo. Però abbiamo fatto 30 coppe. Che fai, le butti? E volendo dovrei pure ringraziare questo logbait con doppio barile, mongolfiere e congelamento, perché a parte avermi fatto perdere la partita mi ha fatto conoscere un sacco di santi nuovi. Cioè, pensate, nel calendario possiamo addirittura trovare Godefrido, Corbiniano, Teodolfo e addirittura Dio. Santi che sinceramente prima non avevo mai osannato. Dai, riproviamo. Allora, peggio di quello che mi è appena successo non penso possa esistere. Pallone logbait per il mio mazzo è esattamente la morte cerebrale. Però, ragazzi, a meno che non ci sia un mastino, direi che peggio di prima. Beh, un altro pack, raga. Oggi è il giorno dei pack, praticamente. Cioè, non che mi dispiace, ma vorrei avere Log Rider subito, che almeno trade un po' di elisir, no? Lui manda 7, mando 4, faccio un po' di danni alla torre, io sono contento. E invece così mi tocca un pochino bestemmiare. No, volendolo può fermare. Tanto Zizzo al 12, io godo malissimo. Cioè, godo... la mado... ragazzi, però questo sa giocare, vedete? Questo sa mettere l'arciere, diversamente da quello di prima. Porco demonio. Vabbè. Zizzo deve lasciare per forza, perché questo coso è veramente molto più tumorale. Mi prende anche... Madonna mia, che palle. Sono un pochino due stronzi sti qua, Gianni e Pinotto. Ma dove l'ho messo il cannone, ragazzi? Poi c'è il problema della testa. Dove l'ho messo? Ma cosa fa un cannone lì?
Vabbè, raga, allora, quando vi ripeto, quando uno non gioca da tanto tempo, fa veramente schifo. E io sono esattamente la dimostrazione che ciò è vero. Ma io faccio schifo anche nuovamente giocando spesso. Però questo è molto grave come errore. E sinceramente, porco cito, se perdo contro Jaspino, perdo, di giorno è Pino, di notte è Jasmine. Ragazzi, questo è un grave problema. Sì, perché alla notte è rotonda, quindi diventa Jasmine e fa due soldi così. Oh, ecco, adesso riparte col peccone, che lui ha preso la confida, visto che sono un pepega marcio io, quindi volendolo mandimo l'arcerazzo, manda l'arcerazzo. Raga, che devo fare io? Signori, purtroppo? Che devo fare? Patatone, salvami! Mio Dio, il patatone, ragazzi, anche il suo, però, un gran castramaroni, eh. È veramente un gran castramaroni. Questo sa giocare il deck pack, ragazzi, perché già che l'arciere lo metti in questo modo, mi... Raga, Jasmine, Pino, chiamatelo come volete, è un pochino... salvato su, anche se a livello 12 è abbastanza... Ma poi che dite, ragazzi? Che faccio? Me ne privo di una bella carogna con un po' di polenta, volendo volandolo. E via così! Pazzo scremo, pensavo buttasse Zizzu, invece ha buttato... Tra l'altro non ho preso nemmeno il drago con la polenta, cioè aiutatemi, porco boia, veramente, cioè guarda... Ok, con calma. Non! Ovviamente, mando i tartarelli perché c'è quel rompicoglioni, porco Giuda, magari... Volevo... No, raga, non so più giocare. Cioè, volevo splittarli in faccia all'arciere. Invece non ho fatto nient'altro che metterli davanti e perderli. Demente, sono un grande demente. Però fai fuori l'arciere, per carità del Dio. È un qualcosa di molesto, raga. È molesto per il cervello, sta roba. È molesta per il cervello. Ti prego, basta i tappi. Basta tappi. Basta. Oh, non mi metto a mazzo, te coglione. È a livello 12 e io godo intanto questo, eh. Posto. Meno male. Almeno uno muore. Volendo, volando, ragazzi, vi giuro, non è lui che gioca bene, sono io che sto facendo delle porcherie. Una dietro. Madonna, se ti castro quel cannone. No, perché esce, ovviamente non lo prendo. Raga, si vede che un po' che non gioco, ve lo giuro sul creato. Sto veramente facendo schifo a me stesso. Carognazza, così intanto lo bait. Sì, però torre, se mi targhetti quel porco d'un boia, d'un arciere, almeno che ci leviamo dalle palle. Io impazzisco, ve lo dico, ragazzi. Ma a me va giù l'esaurimento nervoso, sarò sincero. A me... Ti prego, levati! Levati, porco Giuda, che fastidio! Mamma mia, l'arciere, che fastidio! Che fastidio sta roba! Dai, una, dai e... Ma vaffanculo, vai, sinceramente. Bel moschetto, muore. Oh mio Dio, cioè, se non lo prendevo neanche questo con la polenta era veramente un casino. Cioè, sinceramente, io mi mettevo un sacco di problemi personali. Ai ai, ragazzi, devo ciclare un'altra... Non vinco nemmeno. Vabbè, signori, una bella volenta, abbiamo vinto sti cazzi, raga. Andiamo così. Buonanotte, la vinciamo con le spelle, va bene così. Battiamo Pino, Jasmine, come preferite. Oggi è un po' particolare, oggi è una giornata veramente molto particolare, ve lo dico, un sacco. Allora, con tutta la polenta che ho scazzato barra sminchiato oggi, ve lo giuro, ci sfamavo il paese del terzo mondo. Diversamente, siamo contro Lil Gianni. Speriamo che vada bene. No, raga, sto sminchiando tutto. Non ho più timing, letteralmente. Cioè, sembra che... Non so se sono io che sono lento o se è il gioco che mi manda le cose con un ritardo incredibile. Però veramente mi sembra di giocare o rallentato o comunque veramente un deficiente, sarò sincero. Sarà anche che era prima. Poi, per carità, ragazzi, il gioco mi sta aiutando tanto, raga. Il gioco mi sta aiutando tanto, ve lo giuro su Dio. Se fossi bravo a giocare, adesso sarei già almeno a 6.000, perché mi sta dando avversari che sono uno più demente dell'altro, sincero. Ci hanno veramente dei problemi, e non lo dico così perché voglio mio mamma, è veramente così. Poi chi cazzo è Lil Gianni, raga, sincero? Gargamellone, ragazzi, bel gargamella che faccio nello polento, signori. Bella polentina al garga, però tua madre è un pochino, però deve partorire, eh. Sinceramente, se no, quello sdubro non è servito a niente. Facciamo così e buonanotte. Ragazzi, appena il patatone è in tromba, dato un altro deck pecca volendo, se non... Non so se è il pecca, ragazzi, io non so se è il pecca, sinceramente. Mettiamo il cannone... a palloncino! Fratello, tieni lo pallone! Fratello, c'ha lo pallone, non c'ha praticamente lo pecca. Magari a pecca... Mini pecca ce l'ha, attivo la principale con la piroscimmia, perfetto. Ora, andiamo tranquillamente, ragazzi, una bella carognazza. Giù di carogna, in this moment, e dovrei stare tranquillo, in teoria. Non dovrei avere problemi. Manda i pipistrelli, le cariazze. Stavolta mette bene il tornado, ma intanto io i miei danni li ho fatti. Va bene, ragazzi. Tanto il patato cioè, fa quello che vuole. Patatone, ragazzi, fa quello che vuole, sinceramente, fratello. Patatone, vai dettore, tanto deve per forza sprecare qualcosa. E noi watchiamo. La tentazione, ragazzi, di polentare è tantissima, ma non posso farlo perché lui c'ha il gargamella. E c'ha la, il pallonazzo. E io non voglio rischiarmela, sinceramente. Mene de peca, fratello, devo defermare de questo, facciamo de così, vediamo de bloccare di tutto, fratello, io riparto de carogna, fratello.
Dai, bella giocata, Gianni, fa il serio, dai. Niente torre. Vai con quelle. Marca Giuda, va bene, le care ci. Ok, ok, in serio l'ha fatto. Ok, adesso possono essere veramente problemi per noi. Ma non per il patata, per noi sì, ragazzi. Ma non per il patatone, perché se facciamo così. Mio Dio, raga, la piroscimmia, che fastidio. Fratello, questo deve essere di problema. Però si defascia così. Anzi, polenta nemmeno, ragazzi. Io volendo riparto anche di caro. Intanto il ragazzo Zappone fa quello che vuole. E giù a torre, signori. E giù cattivi. Senza ritegno. Gargamella, Gargamella, ti scoppiassela. Ah, mamma mia, che fastidio, Gargamellone. Veramente, fratello. Gargamella, ruoti coglione. Sì, raga, però non so perché le truppe ci metta così tanto a mettermelo giù, sinceramente. E poi l'avete visto pure voi, penso, cioè ci ha messo veramente un secolo. Sinceramente, fratello, faccio un sacco di danno qua e io te godo come veramente de turbo de sci. Non godo un cabbo, sinceramente. Devo solamente polentare questi qua e buonanotte. Bella polenta tattica. Fratello, cioè, c'ho un culo che letteralmente sembra platine. Ok, dai, raga, carognina per difendere. Veramente ho detto qualcosa di disgustoso. Però, volendo, volando, se la carogna va a torre, questo ha molto... Non è molto simpatica quella giocata. Sinceramente deve avere la madre che fa qualche lavoretto tipo Jasmine prima. Ok. Fratello de bello, polento delle volte addosso. Devo smettere di parlare come uno zingaro, sinceramente, perché poi veramente mi viene porco giù da Salvina suonare al citofono. Fratello, ma raga, ma facciamo così, chi se ne frega, ragazzi? Io rimando la carogna, ma che mi frega? A 200 di vita la torre, ma cosa? Fratello, fratello, sciò polenta, ma forse non serve. Perché la carogna arriva a torre, ce la prendiamo e battiamo appunto Lil Gianni. Andiamo, signori, avemus la grana e ci prendiamo esattamente le nostre. Non so quante coppe neanche abbia vinto. 29 tipo 56, onesto. E vediamo or dunque chi sarà il nostro prossimo. E la madonina, ragazzi, siamo contro i peli del Brasile, ragazzi. Siamo contro i peli del Brasile. Oh, so che è una cosa orribile, però c'è scritto così. Sinceramente, se ci fosse scritto un altro nome, direi un altro. Siamo contro letteralmente quello che ho detto prima. Lui manda giù de fat de de. Fratello, guarda, io ormai de vecchio per de perdere dei denti. Non scio de perdere dei denti. Quindi sì. Basta parlare come uno zingaro. Oh mio. Ma basta, pecca, raga. Tutti pecca oggi, veramente. Che castrata di rognoni, sincero. Via così, via così, via così. Via, fratello. Via. Bravo, bravissimo, bravissimo. Vabbè, raga, è tutti così. Oh, non so perché, magari c'è Zizu e quindi usano tutti il deck pack. Ma è allucinante, raga. Tutti col deck peccone. Tutti col peccone. E poi vi ripeto, io lo countero, quindi volendo volando non mi dispero. Però, sinceramente, detto... Spero che superi quel Barbarazzo, altrimenti ci arriva a torre questa stronza. Altrimenti ci arriva a torre, ragazzi. Ci arriva a torre, sì. Ci arriva, bravo, ragazzo Zappone. Ragazzo Zappone, che è la creme della creme. Lo lasciamo andare, così lui spreca le sue truppe. Vi ricordo che lui è l'ariete. Il fantasmazzo ha appunto beh, le truppe classiche del bridge spammone col pecca. Non ha il... apparentemente ha il principe nero al posto del... bella questa, sicuramente farà un po' di danni, sì. Non è vero, mai nella vita. E io godo come veramente una turbo scimmia scema. Ragazzi, veramente una turbo scimmia scema. Volendo volandolo. E io mi posso prendere la torre. Non ha più elisir, fratello. Turbo scimmia, però abbiamo fatto due ittine. La trettine, madre di Dios, ragazzi, si sta pettinando i peli questo, volendo volando. Sa de pevo, fratello de bello. Adesso lui mi va sul cannonazzo. Non c'ho purtroppo i tartarelli che li metto magari su questo che... Ok, ho fatto una giocata un po' stronza, però volendo lo posso fermare. Bravo. Scusate le urla, ma mi parte un po' l'enfasi quando... E vi dirò, adesso io bridge spammerei dall'altra parte. Proteggiamo prima, ragazzi, il ragazzo Zampone, così non muore. Invece morirà come uno scemo. Però volendo posso difendere così. Così lui non carica e diamo... Ha caricato il principe? Forse sì, forse no, forse non lo so, fratello. Vabbè. Un po' di... Le prendiamo, ma non interessa il peccone. A noi interessa il peccone che può fare un sacco di male. E tra l'altro non penso abbia nemmeno l'ariete perché non l'ha mai buttato. E quindi io go... Azzuka, la domatrice, signor. Bello che il ragazzo Zampalo la prende. E vabbè, un po' di però ce le fa. Un po' di tinnere. Mamma mia, che male. Mamma mia, l'ulcera, l'ulcera. Ferma. Bravo così, fratelli. Bravo così. Mamma mia, che male. Va bene, ha un deck particolare, o meglio, quello con la domatrice. Non mi ricordo l'ultimo pecca domatrice che ho sfidato, ma bene o male, io... Ma a me basta una polenta, sinceramente. Lui dicendo una cosa, dicendone un'altra. Io con una polenta, volendo, volando, me la posso fare, fratellino. Bella così, questo si butta un trucchettino. E noi ce la portiamo a casina. Battiamo i peli del Brasile, signori belli. E abbiamo un altro...
30 non le dai mai, 28, 29, 26 è sempre un pochino un po' un castoro lì che ti raspa lo scroto. E quindi terminiamo queste prime ladder fatte in maniera veramente un pochino pepegoide. Vi ripeto, non giocavo da 12-13 giorni, penso la cosa si vedesse anche. Ho mancato, madonna mia, sto coso ragazzi raspa sempre. Comunque, spero video vi sia piaciuto, anche se ho giocato un po' male perché era un po' che non giocavo. Spero, se il video fosse piaciuto, che mi lasciate un bel pollice in su, che mi aiuta un sacco con l'algoritmo. Iscrizione e campanellina per le fine dei prossimi video. E appunto ci becchiamo in un prossimo. E io con ciò vi saluto e che dire, qui The Next è tutto. Bella raga.